Delfina vuole sposarsi con te. Tu hai fatto una promessa e ora devi mantenerla, Massimo. Non posso, mamma. Questo è impossibile. Perché? Perché io sono innamorato di un'altra. Ecco. Ma se questo è vero, allora è ancora tutto possibile. Ma di chi sei veramente innamorato? Ma come sei innamorato di un'altra? Cos'è questa novità? Prima sei incapace di amare e ora sei addirittura innamorato di un'altra. Non devi dire questo, mamma. Ognuno di noi è diverso in amore. Ora so che posso amare, perché so riconoscerlo. Proprio come me. Vi giuro, dovete credermi, ma io non immaginavo che tu, che lui... Cioè, che tu e Franco vi frequentaste, perché l'ultima volta che vi ho visto, tra di voi non... Beh, amore, lo sai come succede, no? Tra l'odio e l'amore c'è un solo passo, no? Sì. Invece io pensavo che te l'avesse detto. No, non mi ha detto nulla. No, è una cosa molto recente, per cui non ho... Sì, capisco. Bene, amore, andiamo. Abbiamo molte cose da fare per la festa di fidanzamento. E bene, auguri. Sì, auguri. Domani vi farò avere le partecipazioni. Ok? Andiamo. Non permetterò mai che si fidanzino. Lo giuro. Aspetta, aspetta. Che ti prende? Perché fai quella faccia? In fondo è una cosa positiva, no? Non è il primo fidanzamento di questo mondo. Che c'è di male? Te lo spiego subito. Tra me e Bernardo c'è una storia molto importante. E lui mi ha sempre promesso che avrebbe lasciato quella gatta morta di Olivia per me. Che? Una storia che è storia, una risa che sorrisa, e l'amor che non si muove la misma canción. Es un sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Llega Floricienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas y voy a volar con vos. Y el milagro de la vida hoy te da la bienvenida. Cuando Floricienta baila se nos prende el corazón. Coco, coco, corazones contentos, coco, 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 corazones al viento. Ma non ho niente da dirti. Dai, dai, signor Anonimo, dimmi quello che devi dirmi. Di che parli? Non fare lo scemo e parla, Thomas. Sei sempre più strana. Mi volevi bene, eravamo amici. E ora non so più cosa siamo né cosa vogliamo essere. Non mi piace parlarne. Thomas, vuole essere il mio ragazzo? Ti prego, mamma, non mettermi sotto pressione. Sono io, Massimo. Sono le tradizioni a chiederlo. Flor, che fai? Franco, no, fa silenzio, no. Quello che succede è che di là... Che cosa? Nulla, silenzio. Stavo ascoltando perché Massimo sta dicendo che ama una donna. E a te che cosa importa? O invece ti importa? Ma che mi importa? Ma figurati, ma per favore non mi importa. Il fatto è che sono una pettegola professionista. Devo sapere tutto quanto. Figurati se mi importa, no? Vieni, mi Greta, importa. Ti mostro il vestito. Ah, che romantica. Sì, hai nascosto bene che avevi una nuova ragazza, eh? Vieni qua, Nadia mi ha detto che stavate insieme fino a poco tempo fa. Che mi rispondi? Che cosa devo dirti, Franco? Quella ragazza è pazza, mi sono lasciato con lei da anni. Si vede che le è rimasta quest'idea. No, non è pazza, l'ho ascoltata e mi è sembrato che fosse molto sicura di sé. Ti dico che è pazza. È pazza e tu la puoi vedere all'opera. Quella ragazza è un pericolo. Te lo dico, rovinerà il mio fidanzamento con Olivia. Io ne morirò. Bernardo! Sì, amore? Andiamo, forza. Sì. Salute, Santigiani. Bravo, Santigiani. Ma zitto tu, domatore fallito. Godetevi quest'ottimo vino, annata 95. L'ho conservato proprio per questa occasione. Perfetto per la concimazione. Tutto perfetto, però tu, Delfina, non dimenticarti di mostrarti debole. Attenzione ad ogni dettaglio, ti prego. Tu non puoi dire a me quello che devo fare, perché se le cose stanno funzionando è solo grazie a me. Difatti, in questo momento, la madre di Massimo sta cercando di convincerlo e lui fra due secondi apparirà e mi dirà: Delfina, vita mia, vuoi sposarmi? Sì, prendiamo al mio piano. Sì.
Piano, ma che piano e piano. Chi ti credi di essere? La mente di tutta questa nostra idea? Neanche per sogno. Stupido, inutile, hippie vagabondo. Ma il mio piano, il merito è ma di non dire stupidaggini. Del non suo è mai stato. Sì, non so dirmi che non è il mio. Momento, perché... ragazzi, non è il momento di discutere. È vero, non è il momento, è sbagliato. No. Che devo fare ora? Sì, vedere cosa fanno Massimo e la vecchia signora sua madre, perché questo è il mio piano. Senti, il tuo già, per piano, favore, metti tuo sul piano. Tavolo. Molto bene, stai qui. Bravo. Vado anch'io. Vuoi lasciare il pappagallo qui? Io vado di là. Chi pensa di essere Lorenzo? L'odio. Fa tutto lui. Chi crede di essere? Mamma. Ti dirò, questo vino è fantastico. Ottimo. Salute. E l'amore è così, e l'amore è così. Ah, non riesco a crederci. Non posso essere così contenta per quello che ha detto. Ha parlato d'amore. O invece posso essere contenta. O forse si riferiva a Delfina. Però se stiamo tutto il giorno insieme. Ah, non ci posso credere, non posso crederci. È troppa felicità. Ah, gli uomini. Non mi parlare di uomini, ogni volta li capisco meno. Che è successo? Sembra che tu abbia 80 anni. Che ti prende? Un uomo non devi capirlo, devi sognarlo, devi amarlo, devi ascoltarlo, devi lasciare che sia se stesso, capisci? E tu perché sei così contenta? Perché sì, perché mi piace questa giornata. Hai visto che bel cielo, Flor, è tutto Flor, azzurro. Roberta, mi lasci parlare con Flor? Sì. Occhio, perché questo è un uomo. No, questo è un uomo. Ma Franco è l'uomo più buono di tutta la Terra. Che succede? Un conflitto con l'umanità, con le donne, con gli uomini, con i tuoi fratelli, no, con Flor, me? No, Flor è una cosa seria, è un conflitto teorico. Sto parlando come Martin. Un ragazzo esce con una ragazza, no? La ragazza che ti piace. Cosa? Aspetta, prendo una penna e faccio un quadro. No, ora finisco, per favore. Di colpo questo ragazzo tradisce la ragazza che ti piace. Tu che fai? Non dici nulla o lo racconti alla ragazza che ti piace? Però a me non piacciono le ragazze, Franco. Ma è un esempio, può lo succedere a un uomo, può essere immaginarlo. Un uomo. Stai parlando di Massimo? Chi sta parlando di Massimo? Non che ti so, succede, ho Flor? Ho pensato che stessi parlando di lui, perché tutto sembrava riferito a... Beh, mi sembrava parlassi di Massimo. Aspetta un attimo, la ragazza di cui parli, sì. Beh, se lei ama davvero il traditore, tu non dirle nulla, non vale la pena farla soffrire se vuole rimanere con lui. Comunque, ma di chi stiamo parlando? Niente, grazie. No, tutto fermo, quello. Franco, fermo, dimmi il nome. Innamorato, Massimo. Ma se tu non sai cosa significa? Ma sì che lo so, mamma. E ho sofferto molto per amore. Tu non sei esperto nelle questioni d'amore. Beh, va bene, può essere. E può darsi che non sia innamorato davvero. Può darsi che io sia confuso. Ma se la confusione porta in dote un matrimonio e una corona per la mia bambina, nessun problema, caro. Shh. Io non posso fare questo a Delfina. Non posso. Ma tu col tempo finirai con l'amaro, ti dico. Ma che cosa stai dicendo? Non puoi coinvolgermi, mamma. Se ti sei accontentata di papà è un problema tuo. Io non farò questo a Delfina. Ma che stai dicendo? Come accontentata? Io amavo molto tuo padre, sì, lo sì. Adoravo. E perché vi siete separati allora? Beh, perché... Nonostante il mio amore per lui... Sì? Amavo di più me stessa. Amavo la fama, la gloria, il palcoscenico. La verità, figlio mio, è che ora sono pentita. Se fossi stata più generosa con il mio amore, sai, non sarei così sola nella vita. Io non posso fare nulla, mamma. Sì, no, sì, sì, no. Puoi. Puoi non ripetere gli errori, puoi non essere egoista. Figlio adorato, pensa. Delfina ti ama davvero. Ma che c'entra questo? È intelligente. Oh. È una persona buonissima. Ha salvato la vita a tua madre. Va bene, mamma, ma questo non basta. Io non amo Delfina. Non può essere, non può essere! Non ho sentito, ma la puoi ripetere? Non ho sentito bene. Devo dirlo di nuovo? Bambina, Massimo non ti ama, non ti ama e non ti ama. Purtroppo non vuole accettare le antiche tradizioni del suo paese. E io che mi sono anche operata! No, non ti sei operata. Era tutta una farsa, non ti sei operata, è una bugia. Smettila di fare la martire. Oh, non è giusto, mammina, perché lui mi ha detto che doveva accettare le tradizioni del suo paese. Uomini. Lui mi ha detto che doveva fare tutto quello che volevo perché altrimenti poteva succedere qualcosa alla madre. Dobbiamo uccidere la vecchia. No! Sì. Sì. Dobbiamo uccidere la vecchia. Un'altra volta. Quanto è buono! Questi cioccolatini sono ottimi.
a te non sembra che le donne siano completamente pazze? Ah, io non la vedo così. Marina è intelligente e molto sveglia, però poi ha dei comportamenti strani che non capisco. Ma come dico io? Un cioccolatino prima di cena, sono davvero buoni. Roberta, è arrivata questa busta per te, però non avere messo mittente. Dammi, dammi, che di chi sarà? Una lettera e un DVD. Questo anonimo supera se stesso, vero Thomas? A me che importa? Tuo fratello è uno scemo. Perché mio fratello è uno scemo? Ehi, aspetta! Non capisco, perché me lo chiedi? Come perché te lo chiedo? È semplice, ti piace Bernardo o no? Vuoi dell'acqua? Perché me lo chiedi, Franco? Perché? Ti stai per fidanzare. Lo ami o no? Ma sì, ovvio che lo amo. Però me lo chiedi per qualche motivo in particolare, no? O è per quel segreto che non mi vuoi dire? Misterioso. No, di che parli? E tu? Sei innamorato di Nadia? No, in realtà non stiamo uscendo. È una storiella appena iniziata, niente di più. Olivia, dobbiamo fare gli ultimi controlli, andiamo. Andiamo, sì. Ah, messaggi anonimi. Thomas ti ha minacciato. No, messaggi anonimi d'amore. Adoro i messaggi anonimi, sono così scontati. Ma perché? Non capisco. Come? Beh, il fatto è che Thomas non ama parlare di queste cose, quindi è il suo modo per comunicare con me. Lo sai com'è Thomas? Sì, è uno sfacciato. Questo te l'ha regalato lui? Di che parla? Ah, sì, è il DVD Storia di un principe triste. Quando le mie amiche sapranno che ce l'ho, moriranno d'invidia. Mi hanno detto che è molto commovente. Marina l'ha visto e mi ha detto che è molto bello. È bellissimo, andiamo a vederlo. Andiamo. Flor? Non c'è. Massimo. Sì, che fai nella mia stanza? No, nulla, ero venuto a vedere come stavano i ragazzi e a vedere come vanno le cose. Sta tranquillo, i ragazzi stanno bene. Sì. Stanno bene, sul serio, rilassati. Sì, bene, era solo questo e basta. Premesso. Flora. Sì, Massimo? Nulla. Però hai visto come mi guardava sulla porta? Mi guardava in modo speciale, quasi da innamorato. E questo? L'ha lasciata Massimo. Amore mio, penso solo a te. Il tuo amore. Allora Massimo mi ama. Sembri strana. Nella tua lingua questo vuol dire che sono bella? No, sei meravigliosa. No, meno male, perché mi sono messa la prima cosa che ho trovato. Dici a me. E che bei fiori, non dovevi disturbarti, Massimo. Massimo? Oh, Delfina, ti ho comprato questi fiori, ma sfigurano davanti a tanta bellezza. Oh. Un mazzo per te e l'altro per mia madre. Oh. Perché stia presto bene. Sei tanto carino. Che carino che è, vero, Flor? Sì, carino. Tu tieniti quei fiori che io mi tengo le...
letterine. Che dici, Flor? Nulla, a te nessuno ha chiesto niente in proposito. Anna dov'è? Perché volevo vederla. Bambina, sì. Amore mio, tranquillizzati. Sì. Non volevo dirti nulla, però è molto debole, poverina. Mamma! Oh, è tanto debole. La mamma è nella mia stanza. Bene, vado a mettere i fiori nell'acqua e dopo le preparo un bel tè. Io vado a mettere le letterine nell'acqua. Flor, hai un tic all'occhio o... Per questo? Ma quanto sei spiritoso! Come stai? Ciao, Nicola. Tutto bene? Siamo venuti a vedere Flor per la storia del locale. Sì, deve decidere se la compro o no, perché... Lei non deciderà nulla. Anche io e mia madre dobbiamo essere d'accordo. Ragazzi, che ci fate qui? Sì, è per il locale. Scusatemi, non ho ancora parlato con la strega. Aspettate un minuto. Delfina! Come stanno bene sopra il tavolo? Grazie. Che belli! Grazie. Ascoltami, volevo dirti riguardo al fatto che dobbiamo aprire un'attività insieme. Bene, volevo vedere se potevamo comprare il... Questo l'ho detto anche a tua madre della palestra. E prima che tu ti opponga, volevo dirti che in realtà è un'offerta da considerare, perché è un'occasione molto importante. D'accordo, d'accordo. Va tutto bene, fai quello che vuoi. Mi fido di te, se mia sorella. Aspetta, mi fido di te. Che... Ho detto di sì, mi incarico di convincere mia madre. Tu stai tranquilla, mi fido Come? Di te. Mi fido di Lo te. Lo facciamo. Confermo! Domattina chiudiamo tutto. Franco dov'è? È in camera, andiamo. Hai visto? È fatta! Ti odio, Flor! Ti odio, Flor! Ti odio, Flor! Ah, Flor! Meno male che sei ancora qui, perché volevo... complimentarmi per quello che hai fatto per Anna. Davvero, è stato molto bello il tuo gesto. Grazie. E volevo anche dirti che... prima sei stata molto buona. Grazie. Grazie davvero. Flo, tu non credi che io sia cambiata, vero? Però sono cambiata. Sono cambiata davvero. Cambiata. Cambiata. Prima ti odiavo e ora ti odio il doppio! Ho capito bene, Ho capito bene. Nadia è stata con Bernardo. Il tipo ha il piede in due staffe. È un disastro. Io non ci capisco più niente. Non ci capisco più. Io non. Che faccio? È mia cugina, non le posso dire. Eh sì, è tua cugina ed è bellissima. Quindi io non capisco come lui possa metterle le cose. Fermo, guarda, ha ragione lui. Insomma, potete ascoltare me. Almeno potete dirmi cosa fare. Perché io non so che fare. Si fidanzano domani. Io non posso andare a dirle che Bernardo ha un'altra, se è innamorata. Se glielo dico non ne ricavo nulla, non lo posso allora fare. Allora approfittane, a te piace la ragazza, buttati. Una cosa ma importante, dai. Faccia, che mi stai dicendo? Non posso decidere che cosa fare solo in funzione di quello che mi succede con Olivia, no? E inoltre io non sono uno che fa la spinta. No, però... allora non dirle niente. No, se non le dico niente sarà tradita per tutta la vita. Si sposa ed è già tradita. Come si sente? Le ho portato un tè, mi hanno detto che non vuole mangiare nulla. Grazie. In realtà mi sento molto bene, però con questo tè mi sentirò ancora meglio. Certo, lo credo anch'io. Comunque devo alzarmi, sai. Sì, perché Massimo sta preparando una cena tradizionale alla quale entrambe non possiamo mancare. Ah, non lo sapevo. Le posso chiedere un favore enorme? Mm-hmm. Non dica nulla a Massimo di quello che ho detto, perché mi sentirei molto in imbarazzo se sapesse. Tesoro mio, sei arrivata tardi, gli ho già detto tutto. No! Ah sì, ma la cosa brutta è che è successo quello che pensavo. Mm-hmm. Lui non vuole avere un legame, però lascia fare a me, ti farò cambiare idea. Che hai, cara? No, Anna, no, no, con l'amore non si scherza. L'amore non è una cosa che si possa imporre a una persona. Se lui non mi ama, morirà. Delfina, aspetta. Delfina, che succede? Che succede? Perché stai piangendo? Non lo so, non so che... Io sono molto, molto sensibile e dopo questa operazione, come se... Aspetta, ti serve qualcosa? Ti posso aiutare? No, è che non lo so, mi sento così brutta, così sciocca, così miserabile, così... Oh, ma no.
Ma come puoi dire queste cose, Delfina? Tu sei una donna bellissima, intelligente. Sei molto speciale. Sì. Sì, certo, per me sei un'amica molto, ma molto speciale. Mi stavi spiando? Io? No, certo che no. Il fatto è che, povera, mi fa tenerezza, Delfina, dopo tutto. Mi fa un po' pena. E perché ti fa pena? Il perché, non lo so. Mi ha detto un uccellino anonimo che gli anonimi a volte non si firmano. E a volte è lo stesso per le società anonime. Flor! Mi stanno chiamando. Oh, ma stia attenta! Evaristo! Mia signore, lei... Non scusami, scusami, si può sapere che succede? Perché tutti mi strizzano l'occhio? Che occhio? Succede che la signora, la sua signora madre, sì? Sta dicendo, sta asserendo che lei si sposerà con bene, la signorina bene, del... Bene. Mamma, come al solito, parla troppo. Evaristo, io non mi sposerò. Perché no? Che peccato, la signorina Delfina. Sì, è così... già lo so, è così carina, bella e a me piace. Però io non mi sposerò, non mi sposo, chiaro? Amore mio, come sei bella così. Ti piace? L'ho presa in centro. Stupenda. Così già sai quando devi comprarmi qualcosa dove devi andare. Va bene. Noi ce ne stiamo andando, andiamo a cena. Bernardo mi ha invitata in un ristorante super romantico per il fidanzamento. Si fidanzano allora, eh? Sì. Cosa si può chiedere di più che avere fedeltà e fiducia in qualcuno, no? Aspetta, ho dimenticato... Che c'è? Perché mi guardi così? Tu lo sai molto bene. È il mio. Scusami. Pronto? Papà! Papà, non che pollo carino. Al forno, Lorenzo, cosa devi lascialo dire? Tranquillo, lui parlerà quando avrà qualcosa da dire, quando avrà un'informazione da darci, poverino, così si arrabbia. Non dice nulla perché pensa a che cosa devo parlare. Sì. Ah, guarda, io sto zitto. Beh, è vero. Però è un problema di personalità, forse è timido, non so, in realtà, sì, è molto intelligente, prima o poi parlerà. I ragazzi... Dobbiamo uccidere! I ragazzi stanno sopra, per me vogliono evitare questa tradizione orribile di Cregone, ma io farei lo stesso. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, signor Conte. Mio minimo anonimo. Bene, sono molto contento di poter offrire questa cena in onore di mia madre e di Delfina, la salvatrice. Brava! Già so che a volte mi costa dire quello che sento. No, non ti costa mai, forza, Conte. Sta zitto, stupido. Non è proprio così, Bonilla. A volte mi costa esprimerlo con parole, quindi mi esprimo a gesti. Ah, lo sa come un anonimo? Bene, però questa volta è più facile perché la parola è grazie. Grazie e mille volte grazie. Bene, per festeggiare ho chiesto a Evaristo di preparare una cena secondo la tradizione del nostro paese. Ah, molto bene. Grazie. Faccio piano. Faccio piano. Prima di tutto si deve salare la lingua. Ma non c'è una tradizione per cui si mangia un bel panettone nel Cricogon? Cricoragà. E io che ho detto, Massimo? Tesoro, seguirai le tradizioni alla lettera, non è vero? Faccio piano. Bella questa cosa del sale, no? Per quelli di Cricoragan, del gran regno di Cricoragan, questo è come il tè per gli inglesi, ho ragione? Il tè, parlando di tè, era buono il mio tè, Anna. Era delizioso. Tutto quello che preparano le tue generose mani, tesoro, è degno di ringraziamento e benedizione. Non è vero, Massimo? Faccio piano. No, aspetta, Nadia, non fare così. Ti ho detto che devo farlo. Devo fidanzarmi con Olivia, però amo solo te. Anche se mi sposerò, non voglio perderti. Resterò sempre con te. È davvero un grande omaggio e una grande cerimonia, però i vostri antenati saranno stati pelle d'ossa. Sono morti a stomaco vuoto e per la Flor, per favore, non interrompere. Continua, Evaristo. Bene. Adesso dobbiamo scoprire i piatti. Finalmente! Il mio piatto! Una roccia! Papà per Saint-Jean. Però se è questo quello che mangiate alle feste a Cricoragandia, non voglio immaginare quando siete in guerra o succede qualcosa di brutto, che mangiate pane aria.
Per favore, prima l'uva. Bene. Sostanzioso. Simbolo di salvezza. Uga Khan. Uga Khan. Uga Khan. Ora la noce, simbolo dell'amore e del futuro. Ugator! 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 Buona. Era tutto molto istruttivo, però se questo è tutto quello che si mangia, io mi prendo una pizza perché ho una tal fame. Lorenzia, per favore, non interrompere la cerimonia, che rovini l'atmosfera. Ben detto! Evaristo, procedi, per favore. Sì, mia signora. Ho fame. Ora procederemo con il taglio del pasticcio di fagiano con uva passita. Questo pezzo è per tutti o solo per me? Lo può tagliare solo qualcuno che è già sposato o fidanzato. Sì, esatto, è vero, signore. Io sono sposato o una cosa così con Malala, oppure sono fidanzatissimo di fatto. Sta zitto, stupido. Questo era il momento nel quale Massimo avrebbe chiesto la mano a Delfina. È che ho molta fame, tesoro. Zitto! Lo faccio io, Evaristo. Subito! Bene, il fagiano è un alimento sacro e mangiarlo in forma di pasticcio significa ricongiungersi con gli antenati. Per questo va mangiato in silenzio. Dobbiamo uccidere la vecchia! Dobbiamo uccidere la vecchia! Ma chi ha detto? Gli hai insegnato tu a dire questo? E come mai ha detto dobbiamo uccidere la vecchia? Di che vecchia parla? È un malinteso, in realtà è una canzone che cantano i miei ragazzi e alla fondazione, sapete, gli orfanelli la cantano tanto che Saint-Jean ha ripetuto proprio la... Che bello, una canzone, cantala! Sì, una canzone. Davvero, una canzone che parla dell'uccisione di una vecchia? Eccola. Ma che cosa cantano quei ragazzi? Uccidere la vecchia... E conosciuta mediocrità. Bella. Sai, così è un frammento di una canzoncina. I ragazzi cantano dobbiamo... questo? Sì, ma sì, sì, sì. Ma diventeranno intelligenti dobbiamo quei ragazzi davvero? E anche il pappagallo, vecchia. Perché impara ecco subito? Questa è una porzione, per la miseria. Muoio di fame. Si possono mangiare soltanto 5 bocconi di fagiano. 5 bocconi? Che squallido posto questa Krigo Gagon. Ti chiedo per favore di non portarmici mai, perché io davvero preferisco morire Florencia, di fame qui. Florencia, puoi rispettare una tradizione di 2000 anni? 2000 anni? Lo dici tu stesso, 2000 anni? Con i piatti di pasta che ci sono ora. Basta. Continuate a mangiare. Bene, 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 bene. Dopo questa cena rituale, perché non beviamo un po' di tè? Oh! Che buona idea, tesoro. Anna cara, che ne dici se dopo, proprio io, con le mie mani, ti preparo del tè? Vuoi? Bene, amore, parliamo dopo, sì? Ciao. Ti ho sentito. Basta con questa farsa, tu a mia cugina non farai del male, capito? Franco, parlavo così solo per tranquillizzare. Non mentire, non mentire. Perché questa storia con Nadia va avanti da tempo. Non so che gioco stai giocando, Bernardo, però oggi stesso andrò a dire tutto a Olivia, ok? Eccomi qua, avevo dimenticato i documenti. Andiamo, amore. Andate, che avete molto da dirvi, eh? Bene, andiamo? Buongiorno. Buongiorno. Non hai freddo così? No, avevo bisogno di aria, sono... Che succede? Delfino, no, Delfino, no, ti senti no, bene? Sì, sì, perdonami, sì, sì, non spaventarti, sto bene. Sai cosa mi piacerebbe? Cosa? Che ti sciogliessi i capelli per una volta. Un giorno. Davvero? Sì. Mi è venuto un brivido. Io torno dentro. Sì, vai. Che strano l'albero di Flora, no, Greta? È come... Strano e luminoso come Floricienta. Solo ora si ricordano che devono ricopiare la mappa. Flor, non mi hai detto che avevi i ragazzi sotto controllo? Ed è così, comunque non gli dichiarerò guerra per una mappa mal disegnata. Come mai sei già sveglio tu? Non riuscivo a dormire, sono uscito a passeggiare. Ah, faccende anonime? Che cosa? No, nulla, vuoi che ti faccia un caffè o altro? No, meglio se vai a comprare la mappa, sì? Bitte, si può sapere cosa state cercando? Con voi, adesso tocca agli adulti.
Che antipatico. Thomas, basta, ora basta. Che c'è? Come che c'è? Basta con i messaggi anonimi. Se mi vuoi dire qualcosa, me lo dici e basta, va tutto bene. Io non ti voglio dire nulla. Dai, Thomas, che significano la lettera, il DVD e ora quella scritta? Forza, forza, Thomas, forza. Che cosa? Io non ti ho mandato nessuna lettera, figurati questa stupidaggine. Forza, Thomas, ti vergogni di me, dai. Che c'è? Io non ti manderei nulla, ma tu sei... Hai la testa dura, Thomas. Accidenti, le donne sono tutte uguali. Guarda che non ti serve a nulla mentire, Ma io non ho mandato niente a nessuno. Sei sicuro? Perché se non sei stato tu, allora chi? Io non lo so. Franco, mi serve il tuo aiuto, per favore. Sono disperata, il fidanzamento è vicino. Ascolta, capisco che il tuo sentimento per Bernardo è forte e perciò gli ho parlato e gli ho detto che sia sincero con mia cugina. No, per favore, tu devi riuscire a rompere il fidanzamento. Bernardo non lo farà mai. No, io non farò proprio nulla, no. Però non posso andare a dire a Olivia che Bernardo ed io ci amiamo, mi capisci? Però, Bernardo mi direbbe che io lo amo. Ma vedetevela voi, io non farò proprio nulla, non mi capisci? No, non vorrei che racconti a tutto il mondo della stupidaggine che hai fatto con la pubblicità, no? Guarda che se parlo, ciao ai soldi e perdi tutto. Non puoi essere così perfida, non ci credo. Sì, o non vorrei che racconti a Massimo che gli hai fatto quasi perdere l'azienda. Come? Mappa politica della provincia di Santa Fe, della Flor, provincia di... Bene. Ragazzi, che ci fate qui? Volevamo sapere se è ancora valida la proposta, no? Sì, esatto. Se vi dico che potete stare tranquilli, dovete rilassarvi, prendete lo champagne... Sì. Sei la più bella della casa. Che carino, per questo si è svegliato così presto. Che bello, non è carino? Chi? Il mondo, la vita, l'amore, la passione. Parlo di questo. Che? Come può succedere che ti metto a lavorare nell'azienda dato che ho fiducia in te e il primo giorno la mandi quasi in rovina? No, per favore, l'azienda non è in rovina. La pubblicità è stata un successo. Mi hanno chiamato, vogliono proprio Greta per un'altra campagna. Ho salvato l'azienda. Questa ragazza è pazza, non hai visto com'è scappata? Alla porta. E allora perché ti ha minacciato? È complicato. L'azienda sta bene, questo è l'importante, credimi davvero. Non ne sono tanto sicuro. La campagna andava benissimo. Signore, la cercano. È la signora Domenech. Sì, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signor Conte, però ieri quando eravamo al telefono... Mi scusi, noi due abbiamo parlato per telefono ieri. Sì, mi ha chiamato lei e io le ho detto cos'era successo. No, io non ho parlato con lei per telefono, non so con chi abbia parlato. Ma come? Non riesco a capire, signor Conte, come mai non lo ricorda? Le ho raccontato del disastro che ha combinato Thomas a scuola ieri. Che disastro? Un'azione indisciplinata intollerabile. Ho dovuto metterlo in punizione. Punizione? Fermi, per favore, Thomas ha ricevuto. Messo in punizione. Molto bene. Lasci pure a me, sì? Sì. L'amore è così. Ta-dun! Come glielo dico, Massimo? Devo parlare con te. Mi sono piaciute le tue letterine romantiche. No. Massimo, devo parlare con te. Mi è piaciuto molto lo striscione. No. Massimo, devo parlare con te. Florencia, devo parlare con te. Così presto? Santa pazienza, Massimo, devi essere forte perché anch'io devo dirti un mucchio di cose. Le relazioni umane a volte si complicano, Flor, quindi... sei un disastro. Cosa? Non posso assentarmi due minuti da questa casa che tutto si trasforma in un caos. I bambini quasi distruggono la scuola, Franco manda a rotoli l'azienda e tu dov'eri? Parla. Io stavo cercando di aiutarti. Aiutare Greta mi ha aiutato, Lorenzo mi ha aiutato, Evaristo mi ha aiutato, Delfina mi ha aiutato. Tu dovevi rimanere con i ragazzi, così non mi aiuti, così non va bene. Massimo, io pensavo, perché tu mi avevi... Io te l'ho detto e ripetuto mille volte, voglio ordine e disciplina. Sei tu che devi occuparti dei ragazzi. Flor, che ti succede? Nulla. Sono triste perché prima Massimo mi scrive lettere, mi scrive striscioni, ora fa il duro e non so per quale motivo, solo per alcune stupidate che avete combinato a scuola e... Anche a te. Anche a me cosa? Anche a me hanno inviato lettere anonime. Anche a te? Sì, e oggi ho visto anche uno striscione per me. Comunque, Thomas, non importa. Oh, non ci credo. Che idiota. Sono un idiota. Che? Ma come ho fatto a non rendermi conto di quello che succedeva tra te e Thomas? Ormai siete cresciuti. Sul serio, dimmi. Tu sei sicura che sia Thomas? Sì, beh, comunque non vuole ammetterlo. Non vuole ammetterlo? No.
Io sono davvero molto arrabbiata con voi, sul serio, davvero mi fa stare male. Voi andate a scuola per imparare o per combinare guai, eh? Andiamo in camera a parlare perché non si può continuare così, va bene? Cos'hai? Non ho niente, che cosa devo avere? Ah, bene allora, nessun problema, signor notaio. Perfetto, a presto, grazie. E questa parte è sistemata. Bene, bene, bene. Finalmente è finita, ragazzi. Finalmente. Sì, il locale finalmente sarà in buone mani, sì. Questo è l'importante. Se finisce nelle mani sbagliate, sì, poi sì, sarebbe... Sì, sì, quindi il vestito ti stava benissimo. Ottimo, ottimo. Le bretelle, le hai tolte? Benissimo, dai, lo cercherò più tardi, ho un'altra chiamata, ciao. Pronto? Sì. Sì, sì, lo champagne. Sì, a partire dalle 8:30. Bene, bene, grazie. Ciao, sì. Festeggi il fidanzamento alla grande? Sì, è così. Sono molto contenta. Che pensavi, che l'avrei sospeso? No, no, però con Bernardo va tutto bene, no? Va... Sì, perché? No, niente. Che c'è, Franco? Parla. Non vuoi che io mi fidanzi, è questo? Ti piacerebbe? No, no, non è questo. Che c'è? È che... Che c'è? Parla! Va bene. Devo dirti una cosa, Olivia. Sì. No, non posso. No, non posso, perdonami. Franco! Yvonne, per favore, ricordati che tutto deve passare da me. Mi hai capito? A me non importa quello che ti dice Franco. Il capo sono io e basta, punto. Puoi crederci. Questa casa è un disastro, l'azienda è un disastro, mi hanno stancato. Ah, figlio mio, per favore, che modi sgarbati sono questi? Sì, scusa, perdonami, mamma, è che mi assento da casa e succede un disastro, che vuoi che ti dica? Ma guardatelo, e pensare che fino a poco tempo fa il disastro eri tu. No, ma adesso sei così responsabile, sei proprio l'uomo della casa. In verità sono molto contenta di questa tua nuova vita. Quel che non mi piace molto è il malumore, però, beh, questo si aggiusta con un po' di amore, un po' di baci. Mamma, ti ho capito. Sì, sì, mi hai capita, perché Delfina, questa ragazza, è assolutamente deliziosa, è tanto educata, è responsabile, è divina. Non ti piace? Sì, certo, però no. No. Ah, ma è mai possibile? Sei proprio testardo come tuo padre. Succede. Però non importa, col tempo cambierai idea. Figliolo, mi faccio un bagno. Mamma, che cosa... Mamma! Non va bene che prendiate la scuola come un campo di battaglia. È quello che mi dà più fastidio, che devo stare zitta mentre il conte si arrabbia e mi fa le prediche. Perché? Perché ha ragione, devo trattenermi e non mi piace. Quindi da ora in avanti faremo le cose in maniera più rigida. E se combinate qualcosa avvisatemi, chiaro? Sì, Flor. Non mi piace arrabbiarmi con voi, mi fa stare male. Se vuoi parlo io con Massimo e gli dico che non c'entravi niente, gli dico la verità. No, Thomas, perdonami davvero. Anche io mi sento male perché sono confusa e... Basta, basta, prepariamoci per la scuola, forza! A ciao. Scuola! Ciao! Ti è piaciuto il film? Sì, l'ho visto. Tu l'hai visto? Sì, sì, io l'ho visto prima... Eri tu! Tu mi hai mandato tutte le lettere, tutte le cose! Sì! Perché? Chi pensavi che fosse? Mamma, come stai? Come ti senti? Figlio mio, io sto molto bene, non preoccuparti, figliolo, sono in forma. Sei sicura? Ne sono sicurissima. Evaristo, per favore, porta via questo ragazzo, sì, signora, sta molto peggio di me. No, mamma, questo non è uno scherzo. Adesso chiamo il tuo medico, ma perché no. Eravamo d'accordo che sarebbe venuto a portare le analisi e alla fine... Pronto? Sì, sì, come va? Con il dottor Hans, per favore. Ma come è partito? È partito e nessuno mi ha avvisato. Ma si può sapere perché? Bene, va bene. Anche a lei. Figliolo, per favore, non creare lo scompiglio per nulla. Sai che c'è? Ora mi riposo un momento e dopo mi vedrai. Starò benissimo. A dopo. Sì, riposa, riposa, sì? Mamma. Riposa. Signore, si tranquillizzi. La vedo così ansioso, stressato. Sua madre starà molto meglio, per favore. Evaristo, tutto questo accade per colpa mia. Sono stato capriccioso e non ho mantenuto la mia promessa. Per un momento ho pensato che fossi tu, però pensavo anche che fosse... E cosa? Come cosa? Ti è piaciuto? Ah, il film, bellissimo, pianto molto, no, grazie. No, no, non ti stavo parlando del film.
ti parlavo delle lettere. Lì io ti ho scritto cosa provo per te. Ora io voglio che tu mi dica quello che provi per me. Non dici nulla? Che vuoi che ti dica? Se vuoi... Se voglio cosa? Dai, Roberta, non scherzare. Se vuoi essere la mia ragazza. Sì, sì, Flor. Sì, le carte sono pronte. Dovete venire a firmare. E la mettiamo noi due. Avvisali. Ottimo, ottimo. Ciao. Siamo ricchi. Andiamo a dormire un po'. Siamo ricchi. Vieni qui un secondo. Mi stai che prendendo in giro. Qual era l'accordo fra noi due? Non dovevi dire la verità, Olivia. Beh, non ho potuto, non ho potuto. Non hai potuto o non hai voluto? Diciamo che mi è stato difficile, questo la farebbe soffrire, no, Olivia non lo merita. Ma come non funziona, lei deve sapere la verità. Questa verità è preistoria, non sto più con Nadia, è finita, credo, basta. Non ti credo, tu sei un bugiardo, continui a tenere il piede in due staffe, quindi glielo devi dire. Franco, non ha senso, oggi ci fidanziamo. Perfetto, vi fidanzate. Smettila, oggi, ti prego. Perfetto, glielo dici prima, eh? Sta arrivando, guarda. Scegli, o glielo dici tu o glielo dico io subito. O fai tacere questo pappagallo o lo cucino in umido. Vuoi che gli faccia una tracheotomia? Toccalo tu, toccalo, che ti faccio un bernoccolo e ti tolgo tutti i denti, così userai la cannuccia per un anno. Lui è Saint-Jean, ha il nome di un defunto. Defunto sarai tu. Ah sì? Stupido, sì. L'ha detto. Basta, potete fermarvi per una volta. Il mondo va a fondo con noi dentro e a voi non importa. Basta. Permesso. Voglio parlare con Delfina in privato. È possibile, per favore? Sì. Che succede? Sei sempre qui? Andiamo, no, tesoro. Un momento, per favore. Posso dirlo? Sono preoccupato per la salute di Delfina. Sì, stai bene? Sto bene. Grazie. Che succede, Massimo? Delfina, io volevo chiederti scusa perché sono stato molto scortese con te. Sì, no, comunque non devi chiedermi scusa. No, ascoltami, perché... ho fatto una promessa. Ora... e non l'ho mantenuta. Sì. Sì. Io lo so cosa desideri. Ma tu non devi fare nulla a causa di una semplice promessa. Che comunque mi sembra per nulla semplice. Andare contro la tradizione del proprio paese mi sembra difficile. Però, beh, ognuno decide sì, pure. Sì, però quello. No. Però non sì. È per la promessa. È per... Beh, in realtà la promessa mi ha aiutato a farmi capire quello che desideravo. E volevo dirti che tu mi piaci molto. Massimo... Che tenero. Che c'è? Lasciami libero da una promessa che non posso mantenere. Perché il mio vero desiderio... Streghe, preparate le vostre manine che andiamo a firmare il contratto della nostra... Bienvenido en este corazón.